guardate bimbe, sono preziosissimi come innocenze da fare, leggeri. Qua abbiamo la nostra linea esclusiva con abiti molto, pizzi molto ricercati, tra i pizzi più pregiati che si trovano in questo momento sul mercato mondiale e non soltanto sul mercato italiano. E questo ci permette di creare appunto delle collezioni veramente esclusive e ricercate. Ma infatti hanno dei vessuti, dei rifami particolarissimi, poi brillano. Ancora quest'anno va questo avorio un po' rosato? Sì, ancora quest'anno ci sono appunto capi dove presentiamo un color light cappuccino, light pink, che comunque possono essere realizzati anche in color avorio. Anche avorio normale? Sì, in quanto appunto la nostra particolarità è quella di riuscire a fare capi su misura per ogni ragazza. Fino a che taglia possiamo arrivare? Anche per dirlo alle ragazze, perché tante volte sono scoraggiate da questi atelier che, visto, vanno a provarli, arriva una ragazza un po' più curvi, le curvi per gli atelier normali partono dalla 46 in poi. E una ragazza che arriva, che ha anche una 48, gli dicono sempre: ma te lo devi immaginare, più o meno è così, glielo mettono davanti, no? No, noi partiamo dalla taglia 38 ed arriviamo fino alla taglia 64-66. Per tutti i capi? Per tutti i capi, in quanto i capi vengono realizzati su misura, anzi, anche la nostra modellista l'ha chiamata. Vai. La modellista, così ci dice le taglie, sì, no? Fino alla 64 davvero? Sì, davvero. Ma il corpetto viene proprio rinforzato? Il corpetto, esatto, viene presente all'interno delle stecche che danno, sostegno. Danno più sostegno alla pancia, alla gomma, e al seno. Ok. Questa linea qui di Vina è sempre di quest'anno? Sì, esatto. Sicilia. Questo avete fatto proprio le foto in Sicilia? Sì, esatto. Sì, abbiamo fatto le foto in Sicilia, siamo stati giù e ci ha permesso di visitare posti bellissimi dove valorizzavano il capo. Guardate quante strade, tutti lavorati, tutti colori. I capi, esatto, hanno presente moltissima lavorazione con perline, cannolini che impreziosiscono. Io ho visto tanti stand, ma visto come i vostri avete proprio la differenza nei capi, e questo è bene, perché sennò ci sono sempre le spose con le collezioni uniformate. Bravo, tutto copia e incolla, esce quella e quella quell'altra, è brutto. I nostri capi contraddistinguono invece, insomma, per la loro originalità. Certo. Io vedo un corpino, ma il corpino può essere staccato con la gonna? Va ancora la moda del corpino staccato? O è esclusivo per far vedere il corpino? No, questo è per poter realizzare diciamo con dei corpini con altezze diverse. Quindi in base alla corporatura della ragazza mettiamo a posto l'abito appunto su misura. Certo, che al busto più corto, che al busto più lungo possiamo andare a scegliere se utilizzare appunto un rinforzo oppure un altro. Questo qui, il rinforzo va fatto nei bustini che devono essere per forza foderati, in quelli trasparenti purtroppo, tutta questa steccatura, tutto questo rinforzo che poi lo rende comunque anche pesante, non può essere fatto. Quindi ragazzi, quando scegliete gli abiti, cioè se lo volete rinforzato, per forza non può avere il corpino trasparente, e anche il dietro di conseguenza diventa tutto foderato, perché le stecche non si possono vedere, capito? Capo che abbiamo esposto sono mani piccole. Ah, questo qui? Sì. Ok. Puoi scegliere abbiamo un bellissimo capo, effetto principessa, stile
stile principessa con maniche lunghe, un abito molto leggero, fresco, con una coda, con uno strascico ampio, tutto lavorato. Fammi vedere, fammi vedere. Uno dei capelli della collezione. Sì, abbiamo rappresentato una manica che quest'anno però rispetto all'anno scorso si è isolata, il manico aderente al braccio e quindi rimane una figura più leggera rispetto all'anno precedente che invece avevamo presentato una manica più voluminosa. Sono tutti bellissimi. Noi facciamo l'ordine. Intanto, quelli da uomo, Mario, facciamogli vedere quelli da uomo. Aspettate, si fa vedere anche per i mariti, se no. Sono troppo belli. Mamma mia, guarda com'è questo. Quanta roba, veramente. Modello qui è la donna che si stacca, vero? Sì, esatto, questo possiamo farlo. Questa proprio scende. Questo è proprio gonnellone sopra? Esatto, un gonnellone sopra che deve essere. Perché tanti la fanno mezza donna, poi invece non l'ho fatta per totale. Questo caso abbiamo la donna totale che lascia il davanti. In questo modo diciamo hai due abiti, certo. Uno per la cerimonia religiosa e poi dopo la togli festa. La gonna, esatto, che rimani la sera e la sera. Certo. Lo rimettete voi, non so quanto ci sta uomo, va bene? Vai, rimetti. Facciamo come ci pare, quindi deve venire.